Allora, la prima cosa che mi piacerebbe sottolineare nell'incontro di oggi è che il termine paura probabilmente deve essere abbandonato, perché molto spesso la paura è quello che ci sconsiglia di entrare nella rete e che nello stesso tempo lascia la rete a realtà diverse che forse hanno dei messaggi diversi da veicolare, diversi dai nostri. Noi dobbiamo agire senza paura per poter veicolare i nostri messaggi, ma anche le nostre iniziative, anche le nostre attività, che sono attività positive, e non dobbiamo lasciare che la rete sia veicolo di attività meno positive. Io sostituirei, se mi è concesso, il termine paura con il termine consapevolezza, cioè attraverso un utilizzo più consapevole della rete che noi possiamo di fatto difendere i nostri diritti in maniera specifica. Vi faccio qualche esempio concreto, proprio per essere più chiaro. Una delle questioni che giustamente avanzava, cioè il fatto che molto spesso abbiamo paura a gestire un sito piuttosto che un blog, piuttosto che entrare nei social network, nasce dal fatto proprio di poter in qualche modo ricevere noi stessi, ma nello stesso tempo anche soggetti terzi, ingiurie, minacce, comportamenti che, giustamente come sottolineava, a volte si possono anche configurare come diffamatori. Allora, ci sono due forme per tutelarsi nei confronti di questi atteggiamenti diversi. Una forma è sicuramente quella che oggi ci racconteranno il sovrintendente Berti e l'avvocato Acquaviva, che è la cosiddetta tutela successiva, cioè la possibilità di accedere ai tradizionali strumenti di tutela, siano essi appunto l'attività della polizia, l'attività della polizia e della polizia postale in particolare, e la possibilità di accedere anche agli strumenti di tutela ordinaria di cui ci parlava l'avvocato Acquaviva, e quindi di far valere i propri diritti all'interno dei processi. Penso ad esempio alle fattispecie di reato e quindi penso ad esempio agli atti penalmente rilevanti. Però se noi attuiamo un comportamento consapevole, la prima tutela che possiamo ricevere dalla prevenzione. Per esempio, uno degli aspetti più discussi, che ha avuto un'evoluzione che io cercherò di rendere ancora più breve, è quella della presenza nei siti di cosiddetti spazi aperti. Mi riferisco per esempio alle community, ai forum. Molto spesso abbiamo paura di inserirle nei nostri siti o nei nostri blog, e abbiamo paura sostanzialmente perché riteniamo che uno spazio molto aperto si presti appunto a questi atteggiamenti ingiuriosi e diffamatori. In realtà anche l'evoluzione tecnologica consente di attuare dei comportamenti preventivi. In particolare, inizialmente ci ricordiamo che le community, questi spazi sui siti, erano sostanzialmente aperti, perché il principio fondamentale è che bisognasse garantire la libera manifestazione del pensiero, e ogni forma di moderazione in questo senso veniva considerata appunto una mancata libertà e quindi una mancata espressione di pensiero. Dopodiché si è avuto un altro tipo di atteggiamento, che è oggi quello più comune che vediamo in tutti i siti, in tutti i blog, cioè quelli di ricorrere sostanzialmente alla figura del moderatore, un po' come lei che sta moderando questo incontro. In realtà prevedere sì uno spazio aperto, ma prevederlo con la possibilità che preventivamente qualcuno verifichi il contenuto dello spazio aperto che noi stiamo considerando, qualunque esso sia, dal semplice post all'introduzione di nuovi elementi, immagini e così via. Questo non Allora, significa libertà. da Prego. moderatore mi permetto di chiederle questo. Sì. Lei, ecco, ha parlato di non avere timore, quindi di avere consapevolezza e quindi anche di evitare tutta una serie di situazioni. Allora, dato che tra poco volevo far intervenire il sovrintendente Mauro Berti, le chiederei, nella sua esperienza, proprio citando i casi, cosa le è capitato così di osservare? Parliamo anche delle cose purtroppo antipatiche che non ci auguriamo che capitino, ma che possono accadere. Ma
Naturalmente, diciamo, comportamenti dannosi come possono essere le ingiurie e le infamazioni sono sempre più spesso perpetrati attraverso questi strumenti, in particolare quando gli strumenti di cui parlavo prima sono stati sostituiti da spazi ancora più liberi, quelli del social network. In realtà, che cosa succede? Succede che è molto facile poter postare un commento e poter fare delle affermazioni ingiuriose e diffamatorie. Tuttavia, la mia esperienza mi dice anche, e ritorno al tema della prevenzione, che questi comportamenti, che pure vengono perpetrati e che hanno poi una tutela giurisdizionale, su cui non mi addentro adesso e che rimanderemo a dopo, in realtà possono essere prevenuti anche con un corretto utilizzo degli strumenti. Per esempio, faccio degli esempi concreti, dei siti di associazioni o anche parrocchie che prima si strutturavano lasciando liberi la possibilità di post, di tag, di inserimento di foto, cioè chiunque poteva inserire questi contenuti, in realtà sono ricorsi a degli strumenti che sono anche insiti nei social network, cioè nella possibilità di questa tutela preventiva di cui parlavo, cioè di rimandare a una preventiva valutazione l'inserimento di post e di tag. Si tratta di cose molto semplici, ma nello stesso tempo di cui abbiamo poca consapevolezza e dalla tutela preventiva sostanzialmente noi possiamo avere una forte tutela. Dalla tutela giurisdizionale è sempre una tutela successiva e che in qualche modo ha dei tempi e delle modalità più lunghe e più complesse.